Sarà inaugurata domenica con l'introduzione del critico d'arte Vittorio Sgarbi la mostra dedicata al maestro di origini lucchesi Arturo Carmassi, allestita nelle sale espositive della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Scultore e pittore, Carmassi è stato un artista singolare, grande e libero sperimentatore, poliedrico, ricercatore, surrealista. Grazie alla Fondazione, alcune grandi opere di Carmassi sono state posizionate nel centro storico della città. Negli ambienti espositivi della Fondazione, aperti in anteprima per la stampa, sono invece raccolte le composizioni oggettuali e le pitture. La mostra è stata curata da Massimiliano Simoni e da Maria Stuarda Varetti. Arturo Carmassi è un artista che teneva a fare questa mostra. Io l'avevo incontrato qualche anno prima di morire, proprio perché lui voleva fare una mostra a Lucca, ma non ero riuscita ad organizzargliela, pur avendo interpellato già la Fondazione, che non aveva in quel momento recepito questo messaggio importante. E appena ho avuto questo incarico, la prima cosa che ho fatto è stata quella di tornare allo studio di Carmassi, ormai purtroppo deceduto, e trattare con gli eredi, perché era mio interesse che la città finalmente conoscesse questo suo figlio particolarissimo e di grande importanza nel mondo della cultura figurativa. La mostra resterà aperta fino al 4 giugno ad ingresso libero, orario da martedì a domenica dalle 15:30 alle 19:30.